Benvenuti su Ultima Ora News. Nel video di oggi vi sveleremo quali sono state le importanti rivelazioni che Samuel, ex ragazzo di Chiara Petrolini, ha recentemente fatto in diretta TV. Prima di continuare con il video, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e le ultime news. Samuel, fidanzato di Chiara Petrolini, ha vissuto un grande shock dopo aver scoperto la notizia dei neonati trovati senza vita. Anche sua madre, che avrebbe voluto crescere i piccoli, è rimasta profondamente turbata e ora non vuole più vedere Chiara. I due si erano conosciuti alle scuole medie e la loro relazione sembrava solida, tanto che Samuel si era tatuato il nome di Chiara quando erano tornati insieme a settembre. Il ragazzo ha confessato: "Prima che succedesse questa cosa nella relazione lo strone ero io, lei riusciva a tenermi dritto, quello che ha fatto va contro la persona che era per me. Io per lei avrei fatto di tutto." Il ragazzo ha raccontato che tra il primo e il secondo figlio c'è stato un anno di pausa e che, durante quel periodo, Chiara lo aveva cercato di nuovo, e lui era tornato da lei, non sapendo cosa fosse realmente successo. Samuel ha ammesso che, se non fosse ritornato con Chiara, probabilmente non si sarebbe scoperta la verità sul primo bambino. Hanno avuto rapporti non protetti perché Chiara gli aveva detto di prendere la pillola, tuttavia, aveva iniziato a confessare alle sue amiche di non prenderla più, senza dirlo a lui. Samuel ha dichiarato di non essersi mai accorto di nulla durante la gravidanza di Chiara, poiché il suo corpo non mostrava cambiamenti evidenti come il seno, la pancia o altro. La madre di Samuel, nonna dei neonati trovati deceduti, è rimasta profondamente scossa dalla vicenda e, nonostante la disponibilità iniziale ad accogliere i bambini, non vuole più vedere Chiara. Le parole di Samuel esprimono un misto di incredulità e dolore, la sua delusione è palpabile nel suo racconto, specialmente considerando la fiducia riposta in lei. E tu cosa ne pensi delle parole di Samuel? Faccelo sapere nei commenti, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video sulle ultime notizie.